modello organizzativo nuovo che viene sperimentato a Mestre, ma che se dà buoni frutti come li sta dando può rimanere un modello organizzativo permanente. Più sicurezza per i cittadini. È nato il GAM, il gruppo anticrimine Mestre Marghera, che contrasterà la criminalità di strada, dalle baby gang ai furti, lo spaccio, la prostituzione, senza nulla togliere all'attività di contrasto del crimine ad alto livello. Sono metodi che hanno il loro riscontro con, non solo con il fatto di garantire la sicurezza sul luogo, ma soprattutto di dare sicurezza alla cittadinanza. Si tratta di un gruppo di investigatori che opereranno alle dipendenze della squadra mobile lagunare. 8 agenti più il responsabile Jacopo Ballarin, dirigente del commissariato di Marghera, con sede operativa a Mestre. E a chi negli ultimi tempi ha parlato di ronde, il questore risponde così. Il controllo del territorio compete agli organi di polizia. Chi pensa di sostituirsi all'organo di polizia commette un reato. Primo concetto fondamentale. Secondo, sto dicendo che stiamo dando una spinta notevole a quello che è l'impianto di sicurezza di questo territorio. Quindi non riesco a capire il motivo da parte di altri di sostituirsi a quelli che sono preposti a fare questo e lo sanno fare con professionalità. La prima tappa del GAM si chiuderà il 30 settembre, poi si valuterà il proseguimento, ma il questore si dice fiducioso.